Il Ministero dell'Ambiente si contraddice da solo e quanto emerge dai documenti scovati dal Forum dell'Acqua riguardo il bando per i lavori di bonifica di Bussi. Oggi il Ministero dell'Ambiente annulla il bando, vinto da una ditta belga, con la motivazione per cui il progetto presentato non soddisfarebbe i requisiti di bonifica. Il Ministero però non è sempre stato di questa idea. Nel 2017 infatti vi fu un ricorso, niente poco di meno che da parte di Toto Holding. In quell'occasione, come si legge nelle carte, il Ministero rivendicò nero su bianco la legittimità del bando. Oggi però il Ministero ha ribaltato la propria posizione, utilizzando proprio gli argomenti di Toto per annullare il bando, quegli stessi argomenti che il Ministero aveva smontato. Il Ministro Costa così sembrerebbe dire tutto il contrario di tutto, considerando che il 23 gennaio 2019, durante una visita in Abruzzo, definì corbellerie le voci riguardo il possibile annullamento del bando e che i lavori sarebbero iniziati entro pochi giorni. Ha annullato questo bando? Sollevando delle criticità che da un lato tecnico abbiamo smentito già carte alla mano, non esistono, sono proprio insussistenti. E oggi addirittura divulghiamo una memoria dell'Avvocatura dello Stato scritta per conto del Ministero dell'Ambiente nel 2017, quando c'era un ricorso promosso da Toto, dal gruppo Toto contro il bando oggi annullato. Ebbene, in quell'occasione l'avvocato dello Stato difendeva a spada tratta la legittimità della gara e del bando, addirittura eh, smontando gli stessi argomenti che oggi il Ministero usa per annullare la gara. Siamo al teatro dell'assurdo. Appunto, addirittura l'avvocato dello Stato diceva che il ricorso di Toto era anche infondato per una tardività nel sollevare queste eh, criticità. E stiamo parlando del 2017. Passano tre anni e il Ministero dell'Ambiente riprende i motivi di Toto li usa per annullare il bando a 5 anni dalla sua indizione veramente incredibile. Qui rischiamo da un lato che la ditta che aveva vinto la gara farà probabilmente ricorso chiedendo molti danni, ma il danno è ai, città, ai cittadini abruzzesi che si vedono ritardare la bonifica di molti molti anni, perché si dovrà riniziare da capo. Mentre invece avevamo un progetto che prevedeva la rimozione completa dei rifiuti, dalle discariche 2 a 2B, quindi la bonifica integrale che poteva, i lavori potevano partire immediatamente. Bonifica punto e a capo quindi, il che fa guadagnare tempo ad Edison che secondo la provincia di Pescara, il TAR e il Consiglio di Stato è responsabile dell'inquinamento e in quanto tale deve tirar fuori i soldi per la bonifica. Madison ha annunciato un ulteriore ricorso in Cassazione. Qualora anche la Cassazione confermasse le sentenze precedenti, sarà Edison a dover riformulare nuovi progetti di bonifica che soddisfino tutti i requisiti, perché annullato il bando i lavori nel frattempo non partiranno. Anno. Così le tonnellate di rifiuti tossici rimarranno lì sepolte nel cuore della nostra regione ancora per anni. Lo Stato è competente per il sito nazionale di bonifica di bus dal 2008, sono passati 12 anni e non si muove neanche un chilo di rifiuti. E qualcuno, io spero che la Procura intervenga per chiedere al Ministero dell'Ambiente conto di questi ritardi, perché nel frattempo, mentre noi parliamo, da quel sito escono cancerogeni che vanno verso Valle e vanno anche in aria. Intanto i fondi per il sito di interesse nazionale fanno avanti e indietro in modo quantomeno curioso. Dal Ministero dell'Ambiente erano stati misteriosamente ridesignati a quello dell'economia, ma ora Costa rassicura: i 47 milioni saranno restituiti agli Abruzzesi. In realtà dice una cosa che dovrebbe essere ovvia: i fondi non erano nella sua disponibilità, per il semplice fatto che il Parlamento nel 2011 ha assegnato i fondi, che erano del terremoto, peraltro, alla bonifica di bussi nel 2011, nove anni fa. Quindi il Ministro, invece di fare trionfalismo diciamo così, inutile, dovrebbe spiegare come mai in questi nove anni questi fondi non sono stati spesi.